Buongiorno Milano, questo è un buongiorno Milano fuori programma, ma mi sentivo in dovere di parlare della questione Montanelli, di affrontare la questione Montanelli. In Italia e nel mondo le coscienze sono quanto mai attive sulla questione razzismo, e questo è un bene perché il razzismo c'è e come, non solo negli Stati Uniti, anche in Italia, anche se come premessa vi devo dire che la Milano che io conosco, la Milano che ho cercato di guidare in questi anni, sa bene da che parte stare, non solo a parole, ma nei fatti. Noi abbiamo integrato, noi abbiamo accolto chi arrivava da lontano, scappando dalla fame o da una guerra. E quando è stato necessario fare gesti simbolici, come la marcia Insieme Senza Muri, che ha messo 200.000 persone in piazza, beh, li abbiamo fatti. Questo come premessa politica, però affrontiamo la questione Montanelli. Io ho rivisto più volte quel video in cui lui confessa quello che è successo in Africa e personalmente non posso che confessare a mia volta il mio disorientamento rispetto alla leggerezza con cui Indro Montanelli confessa un comportamento del genere. Però Montanelli è stato di più. Montanelli è stato un grande giornalista, è stato un giornalista soprattutto che si è battuto per la libertà di stampa, è stato un giornalista indipendente, forse per tutti questi motivi è stato gambizzato. Ora io invito tutti noi, invito la nostra comunità a riflettere su due questioni. La prima domanda che vi faccio è: cosa chiediamo, che mi faccio e vi faccio, è cosa chiediamo a personaggi che vogliamo ricordare con una statua, con una lapide, con il nome di una via, di una piazza o di un giardino? Chiediamo una vita senza macchia, chiediamo una vita in cui tutto è stato estremamente giusto, è possibile, però ne rimarrebbero pochi da ricordare. E la seconda domanda che mi faccio e vi faccio è: ma noi quando giudichiamo le nostre vite possiamo dire la nostra vita è senza macchie, è senza cose che non rifarei? Io metto le mani avanti, la mia vita no, ho fatto errori, ho fatto cose che vorrei non aver fatto, ma le vite vanno giudicate nella loro complessità. Per tutti questi motivi io penso che la statua debba rimanere lì. Ciò non di meno sono disponibile a qualunque confronto sul tema del razzismo e sul tema Montanelli, quando volete. Buona giornata a tutti voi.